Bentrovati al nostro ormai, possiamo dire, quotidiano appuntamento di Media News Extra. Oggi parliamo di libri perché noi abbiamo questa puntata dedicata ogni tanto alla cultura e siamo di nuovo in compagnia del nostro amico scrittore palermitano Alessandro Locatelli. Ciao Alessandro. Buongiorno. Allora, ci ritroviamo perché ci eravamo dati questo appuntamento, ci siamo visti per la presentazione, diciamo fra virgolette ritardata, del tuo penultimo libro. Sì, che era l'ultimo e adesso è l'ultimo. Che era troppo tardi, e invece oggi parleremo del tuo nuovo libro. Però prima di parlare del tuo nuovo libro, per i telespettatori che magari non ci hanno seguiti l'altra volta, facciamo un passaggio breve sulla tua vita di scrittore siciliano. Tu sì. Da quanti anni scrivi? Allora, scrivo a occhio e croce dall'età di 16 anni. Come tutti quelli che scrivono fin da ragazzino, ho cominciato a sperimentare delle cose veramente... Un po' di tutto e di più. Sì. No, avevo scritto un romanzo umoristico che assolutamente non farebbe ridere nessuno, assolutamente non riuscito. E poi brevi racconti, comunque diciamo che è il mio primo libro vero e proprio, è datato 2012, quindi me la sono presa un po' comoda. Una raccolta di racconti intitolata Il professore di matematica non verrà. Poi il libro di cui abbiamo parlato qualche mese fa, appunto, troppo tardi, e ora questo breve romanzo dallo strano titolo, spero che sia accattivante per i lettori, Tutti questi edifici in costruzione. Tra l'altro abbiamo parlato a telecamere spente, insomma, sì. Mi hai raccontato un po' di che cosa parla, cioè questo personaggio che ti devo chiedere onestamente questo nome, da dove ti è venuto, Paulinho Prestiani. Sì, cioè, ma non lo so nemmeno io, perché è un nome brasiliano e un cognome anche siciliano. Ma guarda, devo dire, questo racconto, un po' ancor più breve di come adesso, l'avevo scritto in primissima stesura nel 2000 su una Moleskine, così ero convalescente da un piccolo intervento, così. E mi è venuta questa storia un po' surreale, devo dire, me l'andavo inventando mentre la scrivevo, non avevo pianificato nulla. Infatti vorrei fare un piccolo passaggio indietro. Sì. In realtà questo libro tu cominci a scriverlo nel 2000. Sì, appunto, questa prima stesura di getto nel 2000. Lo metti da parte, passano 10 anni, ogni tanto lo riprendevi e riprendevi dei pezzi. E poi già dalla stesura a mano a una stesura al computer era molto cambiato. Poi così mi piaceva e non mi piaceva, ci rimettevo mano, ma un giorno poi sai, quando hai un manoscritto nel cassetto, un giorno ti sembra bello, un giorno ti sembra una schifezza totale. E quindi? Erano più i giorni in cui mi sembrava una mezza. Però mezza. Devo dire in realtà che no, schifezza non è, perché è una. Spero, diciamo. È un romanzo raccontato anche, possiamo dire, in certi toni anche divertente. Una storia un po' strana che uno non si immagina. Decisamente strana. È molto diversa da, e questo mi piace, è molto diversa dalle cose che ho scritto in precedenza. Un breve romanzo surreale, sì. Chiamiamolo così. Allora, Alessandro, brevemente, di che cosa parla il tuo libro? Ecco, parte da una situazione banalissima. Un uomo esce di casa per sbrigare una piccola noiosa faccenda, cioè deve ottenere un duplicato della patente che ha smarrito. Da questa cosa banale, un po' seccante, diciamo che c'è il via a una situazione completamente surreale, la sua vita cambierà completamente, in un modo di cui lui stesso non si rende al momento conto, e quindi questo... Cioè la sua vita cambia in meglio sostanzialmente. La sua vita cambia in meglio, la sua vita diventa completamente diversa, lui non si rende conto di cosa gli sta succedendo, del perché gli sta succedendo quello che gli sta succedendo, ma sarebbe l'italiano, direbbe... Però la cosa divertente, sì, sono un po' questi due opposti, cioè un uomo, sì, apparentemente mediocre, ma mediocre non è, che non si, sì, piace, però ha una forte personalità, la sua vita non lo guarda nessuno, non gli piace il suo aspetto fisico, sì, le donne non lo guardano questo, sì, completamente. A un certo punto entra in una chiesa e da quel momento in poi stracambia la sua vita, diventa bello. Sì, più che diventare bello, a poco sì, lui si sente diverso e vede in uno specchio di avere un aspetto completamente diverso. Ma anche le donne non si sa spiegare il perché, naturalmente diventano anche, insomma, ha uno stuolo di ragazze che proprio uno stuolo no ma comunque che ci vanno, sì, dietro, sì, quindi sì, c'è, sì, qualche, sì, un cambiamento forte, cosa che non gli era quasi capitata nella vita. Lui è come il 90% degli uomini della nostra età, sposato e divorziato. Tra l'altro lui è un uomo, ecco, ho dimenticato di dire che è un uomo molto ricco,
quindi dal punto di vista economico non si può assolutamente lamentare, tra l'altro ha fatto i soldi in modo illecito. Però non pensiamo a una persona decisa, pronta ma a tutto. Ma illecito nel senso di che cosa? Lui aveva iniziato come ladro di opere d'arte. Ah. Era riuscito sì, a trafficare un'opera d'arte di grande valore, a rivenderla clandestinamente e illegalmente, ovviamente. E da questo guadagno assolutamente illegale ha inizio una sua certa fortuna economica, però non lo rende felice. E quindi c'è tutto questo passaggio, poi non svegliamo perché c'è proprio uno stravolgimento del libro, ma vorrei capire, detto anche da te, da persone che ti hanno già letto, io ancora ho avuto il piacere, anzi ti ringrazio di questa copia, lo leggerò a brevissimo, mi ha detto che molti ti hanno chiesto, ma è stato scritto a Palermo perché ci sono dei passaggi che sembra proprio di rivivere Palermo, e tu mi hai detto no. Allora, nella mia testa era una città surreale e il personaggio principale non ha nulla a che vedere con me. Scusami se ti interrompo, ma io questa domanda ho avuto un déjà vu, già te l'ho fatta nell'altro libro. L'altro libro ti ho detto troppo tardi, ho detto ma non è che questo libro è ambientato a Palermo perché l'avevo letto, e tu hai detto no, quello sì che è ambientato sì. a Palermo, perché io ricordo questo passaggio. No, lì è riconoscibilissima, okay. Strade, palazzi, okay, case. Ok, invece qua dici no, però in realtà mi dicevi prima, telecamere spente, un po' gli scrittori hanno un loro immaginario, poi quello che esce fuori, che esprime, è bello che ognuno prenda e si impossessa di quello che legge. Sì, si cala, praticamente l'immaginario di te che stai scrivendo non sarà lo stesso di chi ti leggerà. Questo è bello. Per esempio, in un racconto del mio primo libro, un mio collega scrittore mi ha detto questo racconto, certo, è il più triste della raccolta, comunque dice ma lui alla fine cerca la corda dentro quel baule per uccidersi o per fare il salto della corda. Questa cosa del salto della corda io non l'avevo completamente pensata, però effettivamente sì. Vabbè. Potrebbe essere una soluzione. Quindi ho fatto un finale aperto senza rendermi conto di aver fatto un finale aperto. Anche questo romanzo, secondo me, la città nel quale si svolge la vicenda non è affatto Palermo. Eppure chi lo legge pensa che sia Palermo e forse ha ragione lui. Però credetemi, è da leggere, perché c'è un risvolto anche perché è breve, alla fine del libro, che è un po', tante volte ricerchiamo la perfezione, la felicità, e poi non ci rendiamo conto che in realtà la vera vita, che brutta, bella che sia, che trascorriamo ogni giorno, è quella più bella in realtà. Questo è un po' il messaggio, che poi non diciamo nient'altro. Invece una chicca che mi ha fatto ridere da morire, poco fa che me la raccontavi, perché Alessandro Locatelli, io sono orgogliosa perché è un bravo scrittore siciliano, tutto made in Sicily, però ha una sfiga, che è un'omonimia di un altro Locatelli, altro Alessandro Locatelli, 20 anni più giovane, 25, che sta al nord, che viene pubblicato alla Rizzoli. Ha pubblicato un romanzo con Rizzoli e talvolta contattato io per ti scambiandomi con lui, addirittura sì. Una scuola di Foligno ti ha invitato, cioè ti paghiamo tutto, aereo, pernottamento, tutte queste cose, viene a presentare il tuo libro. Ed era il libro del mio omonimo 21enne, quindi ho dovuto scrivere una mail, guardate, di Alessandro Locatelli, io sono quello più anziano. Alessandro, scusami, devi fare così, la prossima volta che ti contatto. Travestirmi da ventenne. No, non dire niente, ok, ti presenti, ti porti il tuo libro, cioè poi devo avere il coraggio di dire, senta, adesso senta, vada fuori, vada. Non ci credo proprio. Allora, Alessandro, ricordiamo il tuo libro, tutti questi edifici in costruzione, sì. Allora, ha un costo di 10 euro, costa meno di un uovo di Pasqua, secondo me è più bello, ci tiene in forma, fa ingrassare un po' meno, infatti non mangiamo la cioccolata, regaliamo un libro, che un libro comunque rimane, è sempre qualcosa di bello da regalare, e se andate alla Sellerio di Mondello a Palermo, troverete esattamente lui che ve lo autografa. Ci potete andare tranquillamente, ve lo vende e ve lo autografa, quindi può essere anche una buona idea di regalo. Grazie. Perfetto? Perfettissimo. Va bene, Alessandro, grazie. Allora, ci vediamo ai prossimi racconti. Spero proprio di sì. Grazie. Ho qualcosa di pronto e qualcosa in testa e qualcosa a mezzo e mezzo. Allora, prima che salutiamo, che cosa c'hai in testa? Perché in testa, punto, allora, mi ha fatto la curiosità. Un'altra raccolta di racconti. Sì. Dove volevo parlare proprio del mondo degli scrittori di poco successo, quindi un mondo che io ovviamente conosco benissimo.
Poi ho iniziato un giallo che deve essere contemporaneamente un libro sulle incapacità di alcuni scrittori di scrivere gialli, che però sono costretti a farlo perché si dice sempre il giallo è per ora il genere che è successo. Io ho un amico scrittore, diciamo ancor più di poco successo di me, se così si può dire, che mi dice: ma perché non scrivi un giallo, scusa? Me la fido. E allora da questa sfida nascerà questo romanzo che sarà una cosa... E poi magari si scopre che dalla sfida poi escono sempre le cose migliori. Sì. Mai sfidarci. E poi un altro romanzo breve completamente già pronto, finito, stampato, e spero quindi... che esca l'anno prossimo. Ah, vabbè, tanto noi ormai qua sei di casa, quando sì. vuoi io ti apro le braccia, vieni, perché veramente è un piacere parlare e ascoltarti. Alessandro, grazie di cuore e buon proseguimento nei nostri programmi.